Grande partecipazione presso la Biblioteca Cittadina di Sicignano degli Aburni, dove è stato presentato il volume Quell'ultimo sguardo, che ripercorre la vicenda umana e professionale del carabiniere eroe Claudio Pezzuto, trucidato con il collega Fortunato Arena a Ponte Cagnano Faiano nel 1992. Alla manifestazione, ben organizzata con la collaborazione del Comune, degli istituti scolastici, della Proloquo e del Forum dei Giovani, ha partecipato tra gli altri la vedova della Medaglia d'Oro, signora Tania Pisani, il giornalista ed autore Mario Lamboglia, l'avvocato Rodolfo Viserta, presidente della Camera Penale degli Avvocati di Nocera Inferiore, il maggiore dei carabinieri, comandante della compagnia di Battipaglia Eric Fasolino, l'onorevole Edmondo Cirilli, questore della Camera dei Deputati. Io sono contentissima di questa serata perché la gente ci ha ascoltato e credo che questo è soltanto l'inizio per far sì che Claudio Pezzuto, Fortunato Arena e tutti gli eroi vengano conosciuti da tutta l'Italia. È importante conoscere questo sacrificio, soprattutto in una società che tende a dare valore alle persone poco raccomandabili, al delinquente come figura di riferimento. Certo, perché noi dobbiamo sapere da quale parte stare, quindi se onoriamo questi servitori dello Stato, queste persone che hanno immolato le proprie vite per noi italiani, allora dobbiamo decidere di stare dalla parte del bene. Potrebbe essere una domanda banale, ma quanto è difficile essere mamma e papà allo stesso tempo? È tanto, troppo. E io da 26 anni faccio la mamma e il papà di Alessio, che grazie a Dio è cresciuto con i valori veri, con i valori che ormai sono dimenticati dalla nostra società. Però sono orgogliosa di mio figlio e di come è cresciuto anche e nonostante senza padre, però nel suo esempio, sempre, tutti i giorni. Un sacrificio che non deve essere inutile, ma soprattutto un sacrificio che non deve essere dimenticato. Noi qui oggi ci troviamo per portare rispetto alla memoria di un carabiniere che ha sacrificato se stesso, naturalmente per il bene della collettività, ma soprattutto rispetto al dolore di una moglie e di un figlio che sono cresciuti senza la figura paterna. Ricordare naturalmente significa non dimenticare, ma soprattutto significa anche dare esempio alle persone più giovani, alle nuove generazioni, che c'è ancora chi crede nel rispetto dei ruoli, ma soprattutto chi crede ancora nelle istituzioni e nel giuramento prestato. Quanto è importante l'apporto dei colleghi, non per una vendetta, ma per un senso cristiano? La vendetta non esiste, è un sentimento che non appartiene a noi, assolutamente. Noi dobbiamo soltanto assicurare la giustizia, dobbiamo assicurare alla giustizia le persone che commettono reati, che questi siano reati commessi a scopo di lucro o quant'altro. L'importante per noi, perché anche, come dicevo prima, è un giuramento che abbiamo prestato, è assicurare la giustizia di coloro i quali commettono reati, senza assolutamente avere nessun spirito e senza essere mossi da assolutamente alcun spirito di vendetta.